L'ippodromo aperto a tutta la famiglia e con i cavalli protagonisti in pista, i giochi e la fantasia sono protagonisti nell'area Parco Giardino. Grazie a Bimbo Fantasy, a Pasqua e Pasquetta, il 21 e il 22, tutta la famiglia potrà quindi trascorrere due giornate all'insegna dei giochi e del divertimento. All'interno di questo Parco Giardino trovano una serie di giochi, di attrazioni, di momenti di svago, di divertimento, ma anche creativi come laboratori, appunto dedicati ai bambini e dedicati alla famiglia. La famiglia può trascorrere un'intera giornata in questa zona che è veramente bella, con i bambini che si divertiranno tantissimo perché abbiamo studiato fin nei minimi particolari tutte quelle che possono essere le iniziative, che sono le iniziative loro riservate e quindi studiate appositamente per farli entrare nel magico mondo dei giochi, della fantasia, della loro immaginazione e della loro voglia di saltare e di divertirsi. Il ricambio generazionale nella nostra ippica è essenziale, quindi iniziative come quella che ha visto oggi il prologo e domani inizierà come Bimbo Fantasy, quindi nel weekend di Pasqua, è una kermesse dedicata ai più giovani, ma a tutte le famiglie, quindi dove si vive nel mondo meraviglioso della fantasia e un po' della magia di quello che sono tutti i giochi per i più giovani. Quindi siamo molto contenti di questa iniziativa, come le altre che durante tutta la stagione andranno a implementare e incrementare quello che è lo spettacolo ippico, che resta comunque il nostro punto di attenzione e riferimento. Ma l'ippodromo di Montecatini è storicamente punto di riferimento della vita sociale, ricreativa, ma di amore per lo sport, in questo caso per il cavallo, di tutta la Toscana. Montecatini vive la sua stagione del trotto, quindi una stagione che dalla primavera arriva fino a fine settembre, e quella di oggi, l'apertura della stagione, è sempre un momento, come dire, che ha anche un suo profilo istituzionalità.